Un colpo ai turisti, un altro sul versante ai migranti. Il presidente della regione Nello Musumeci emula l'Emilia-Romagna e impone i controlli sui turisti provenienti da tre paesi più a rischio contagio: Malta, Spagna e Grecia. Il governatore sta lavorando su un'ordinanza che impone il tampone anche ai turisti di ritorno, ma intanto al telefono con la ministra dell'Interno, Lucia Lamorgese, torna a battere sul tema migranti che il governatore cerca di tenere alto. Nel frattempo però arrivano le prime misure sui turisti, controlli che scattano dopo che il primo focolaio è già scoppiato. 11 siciliani tornati a Canicattini Bagni in provincia di Siracusa da Malta hanno infatti contratto la malattia. Nelle ultime ore però si sono anche registrati 64 casi positivi all'interno dell'hotspot di Pozzallo, dove però i migranti sono contenuti e non rischiano di contagiare il resto della popolazione. Proprio su quest'ultimo tasto batte però il governatore, che mentre i tecnici di Palazzo d'Orléans lavorano ancora sui dettagli dell'ordinanza che Musumeci firmerà, fa sapere di aver parlato con Lamorgese. Il governatore siciliano, informato da Palazzo d'Orléans, ha rappresentato la gravità della situazione dei migranti nell'isola, ribattendo la netta contrarietà alla realizzazione di qualsiasi tendopoli e la soluzione, da sempre proposta, di navi in rada per la quarantena e di rinforzi con i militari dell'esercito. Per l'una e l'altra proposta, il ministro ha assicurato di stare già provvedendo in queste ore. Intanto, però, arrivano le prime misure sui turisti, gli unici che fino a questo momento hanno materialmente contagiato i siciliani.